Finisce 3-1 a Brescia, un Pisa che è rimasto completamente a San Piero, non pervenuto. Se nessuno si offende, lo definirei un Pisa imbarazzante oggi, con una difesa praticamente non scesa in campo, ma una squadra che è totalmente diversa da quella anche solo del secondo tempo della partita di lunedì. Purtroppo il Pisa è così, fa delle prestazioni immense, e poi la domenica dopo crolla come un castello di carte. Oggi sostanzialmente il Pisa non ha giocato. Mi ricordo un'occasione di D'Alessandro e un tiro di Tramoni nel finale, e giusto il calcio di rigore nettissimo trasformato da Torregrossa. Per il resto 0-0-0. Ma comunque, sabato prossimo partita importante contro la Feral Pisalò. E come sempre, forza ragazzi, forza Pisa!